Ferrara ormai da tempo ci ha abituati ad un parterre di mezzo sangue da primato, ingaggi importanti che creano un lotto omogeneo, tanto che anche quest'anno quasi tutte le accoppiate sono arrivate nello spazio di un fazzoletto. Ma il palio di Piazza Aerostea non è solo quello dei cavalli, ci sono i putti, le putte e le asine. Anche per loro la corsa all'ingaggio è considerevole e si basa sui bacini più importanti per le manifestazioni con questi animali, Querceta, Allumiere e la Sardegna. Sono proprio i ragazzi di Contrada Burò di Allumiere che ci aprono uno spaccato su questo mondo. Nel nostro racconto della vigilia del palio di Ferrara non poteva mancare anche un accenno alla straordinaria location della cena di San Luca, l'ippodromo di Ferrara. Concomitante da sempre con Legnano, negli anni questo palio ha visto spostare su di sé gli interessi e di conseguenza la presenza di altre città di palio passate all'anglo-arabo come Assi e Piancastagnaio, piazze di un certo spessore di cui abbiamo incontrato due volte amici del nostro programma, Ciccio Peraino per Asti e Antonio Angelini per Piancastagnaio, ed un altro volto noto, il creatore del Cigno, Walter Bianciardi. Poi gli incontri istituzionali col presidente dell'ente palio, il dottor Stefano Di Brindisi, e con il sindaco uscente di Ferrara. Infine, la vittoria di San Luca, dopo ben 26 anni, a raccontarla e a raccontare molto di sé è Walter Pusceddu, che in Calliope da Clodia ha vinto proprio il palio d'oro per San Luca. Ecco il nostro racconto delle giornate ferraresi. A Ferrara non c'è solo il palio dei cavalli, non c'è solo il palio delle putte, non c'è solo il palio dei putti, ma c'è anche il palio delle asine. Sì. Dal Lumiere per San Luca corre Angelino. Sì, con Rangelino, l'asino che ha vinto l'anno scorso, è al terzo palio qui a Ferrara e speriamo che quest'anno riconfermi quello che ha fatto l'anno scorso. Senti, Angelino quindi è un po' una preziosa Penelope degli asini? No, ci sono altri asini che hanno vinto di più di Angelino in questo palio. Noi siamo più specializzati per le corse su pochi metri, questa per noi è un po' troppo lunga e speriamo di fare bene. Allora, Allumiere è un paese che a Siena è molto conosciuto perché è una terra di cavallari, giusto? È abbastanza, abbiamo un fantino storico di Allumiere che è Antonio Villella, detto Sgaibar, per noi è 35, non Sgaibar. E perché anche voi gli date soprannomi? No, di noi, di famiglia, il vecchio soprannome di suo nonno è Sgaibar. È 35, non Sgaibar, e quindi per noi è rimasto sempre Antonio 35. E poi ci ha acquisito Gingillo, che è il fidanzato di Federica Regnani, e è un allumierasco acquisito, diciamo. Allumierasco si dice, quindi. Sì. E Allumiere quindi fate, vi dedicate ai cavalli o agli asini? Più agli asini che ai cavalli. Ora si è riscoperta proprio la prossima settimana una corsa di cavalli al Fantino e dopo 22 anni si ripete questa corsa che per noi era storica e domenica 9 giugno ci sarà questa corsa di cavalli. Quindi c'è l'idea anche di riniziare, insomma è ripartita Tolfa, quindi di riniziare anche un circuito nel Viterbese, che è un circuito che è stato tanto legato al palio di Siena e ai pali della provincia. Come no, la Maremma Laziale, specialmente l'Alta Maremma Laziale, era famosa per le corse su strada, ora purtroppo le leggi non lo permettono e si fa quel che si può. Senti, ad Allumiere i cavalli dove correranno? Correranno nella vecchia strada famosa per le corse di Allumiere, su strada, quindi in dritto. In dritto, sì, circa 450 metri in dritto con partenza a schizzo come la tradizione maremmana lo vuole. Salita, piano? Salita, si parla partenza in salita. E il fondo coprirete la strada con la terra? Ormai, come prevede la legge, dovrà essere tutto ricoperto. Quindi simile al percorso di Ronciglione? Simile al percorso di Ronciglione, sì, un po' più corto, però. A sella. Sì, si correrà a sella e, come ho detto, con partenza a schizzo, che è la famosa partenza maremmana. Quanta passione è rimasta lì? Perché insomma l'Alta Maremma è stata una terra tanto importante, ha dato tanto non solo al palio di Siena ma a tutti i pali nel passato. Quanta passione c'è rimasta lì? Come no, la passione dei cavalli c'è sempre stata, purtroppo nell'ultimo periodo i cavalli da corsa sono andati un po' scomparendo, quello che è rimasta la nostra passione, per il nostro palio degli asini. Da noi il palio degli asini è quello che coinvolge il paese 365 giorni all'anno e penso che i
gli asini più forti provengono per la maggior parte da Lumiere, poi c'è una oppure da Forte dei Marmi, ma per la maggior parte gli asini forti di Marmi o vengono dalla Sardegna o vengono da noi. Sono tutti gli scarti del nostro paio che vanno a correre dalle altre parti. Com'è che San Luca ha questa location così particolare che è l'ippodromo di Ferrara? Beh, intanto l'ippodromo è nel nostro territorio, perché nel territorio di San Luca, quando il comune di Ferrara ha deciso che tutte le contrade dovevano avere una sede, ci ha dato un locale che era questo, l'ex casa del maresciallo dell'ippodromo, che noi col nostro volontariato in 3 anni abbiamo restaurato e abbiamo fatto la nostra sede, insomma. E quindi siamo qua dentro, poi piano piano abbiamo avuto in convenzione con il comune, ci ha concesso altri locali, una scuderia, i magazzini, eccetera, insomma, che stiamo sistemando. È un posto bellissimo. È un posto molto bello, è un polmone verde all'interno di Ferrara. Prima eravamo come un po' tutte le contrade nelle parrocchie, diciamo, legate alle parrocchie, e poi dopo quando il comune ha creduto in noi, finalmente ci ha dato le nostre sedi. L'ippodromo è attivo a minimi termini? L'ippodromo era prima un centro di incremento ippico regionale, e quando la regione è andata via è stato per qualche anno, diciamo, più o meno disabitato. Adesso il comune ha fatto un bando ed è in gestione ad un raggruppamento di imprese, e questo raggruppamento di imprese fa le corse al trotto nel mese di agosto, fanno scuola pony e scuola di cavallo, un'altra società che c'è qua dentro. Dovrebbe entrare un centro di riproduzione equina che ancora non è entrato. Speriamo che si rivitalizzi un po', insomma. Noi fa piacere che qua dentro ci sia qualcuno, ecco, che ci faccia compagnia. Dal punto di vista architettonico è una struttura bellissima. È una struttura dei primi del 1900, è vincolata dalla sovrintendenza e quindi anche ovviamente fare lavori, siamo sempre vincolati a dover presentare progetti ovviamente alla sovrintendenza, come giusto che sia, insomma. È una bella responsabilità, certo, no, per San Luca, disporre di un luogo così storico e pieno di fascino. Assolutamente sì, a noi non fa che piacere, ma noi, in particolare io sono un geometra e quindi è il mio campo, insomma, mi piace molto, lavoro nel restauro e quindi mi piace tantissimo. Antonio Angelini, capitano di Borgo di Piancastagnaio, questo grande circuito dei pali della provincia ci porta un po' da tutte le parti. Ci si incontra ovunque, ormai le facce sono tutte le stesse. È anche un po' bello quando si va in città non nostre, poi passeggi per la strada e saluti un po' tutti. Bello, bello, perché ci si comincia a conoscere in tanti, quindi c'è scambio, c'è comunque, ci raccoglie un sacco di informazioni che sono importanti, quindi sono tutti utili. E poi bello, si crea una bella atmosfera. Allora, io parlavo con i ragazzi che hanno fornito Angelino per il palio delle asine a San Luca e mi dicevano: i micciamiatini però, insomma, sono matti. Come sono questi micciamiatini? Sono un po' come gli abietini, si assomigliano un po' agli abitanti del posto, siamo un po' tutti particolari, capito? Quindi sono caratteri tosti, sono muli che si gestiscono molto male, hanno origini antichissime e tra l'altro sono importati nella Miata, e hanno origini africane tra l'altro, no? E quindi, però è una razza, insomma, una razza storica importante, insomma, ecco.
Antonio, ascolta, il palo di Piancastagnaio è al suo quarantennale. Ci sono questi progetti per questa pista nuova che sinceramente emozionano un po' tutti, perché insomma sarà la provincia di Siena diventerà veramente ancora di più la terra dei cavalli. Beh, un bellissimo progetto e speriamo la pianese gli ha dato, con la promozione gli ha dato una bella spinta. C'è stata una bella spinta da parte grazie ai risultati della pianese. Comunque in realtà c'era una forte volontà da parte di questa amministrazione e anche del magistrato, insieme all'amministrazione di crearla questa pista, anche perché le esigenze anche del nostro palio stanno cambiando e poi effettivamente a ragion veduta con quello che spendi tutti gli anni per realizzare la pista dentro al campo. Puoi avere la tua dedicata solo a quello, dove la gente potrà tenere i cavalli, perché comunque Lamiata è una terra di appassionati di cavalli e magari sarebbe bella, ma mi piace immaginare una bella inaugurazione con una bella riunione di corse in provincia. Ma l'obiettivo è quello di realizzare una pista che possa essere una pista ad uso quasi costante, ovviamente nei periodi invernali più tosti, più complicati, visto che comunque siamo in montagna sarà più difficile, ma l'obiettivo è quello proprio di utilizzarla come circuito e quindi di utilizzarla per fare corse, per fare eventi, per fare riunioni di ormai di mezzo sangue, insomma sempre di più, e poi di sfruttarla per la corsa del palio. Viene realizzata in un contesto bello perché comunque è dietro il santuario della Madonna di San Pietro, noi il palio si corre in onore della Madonna di San Pietro, quindi si crea un contesto generale molto bello. Noi l'aspettiamo, speriamo, nel giro di pochissimo tempo. Allora, le domande sul palio che poi si correrà, avremo tutta una stagione di provincia per fartele, per farle a te, ai capitani delle altre tre contrade di Fiano, però questo è un palio che cresce tanto. Il palio di Piancastagnaio cresce tantissimo, è un palio ormai sempre più importante, quest'anno secondo le voci che girano ci saranno presenze direi insomma di rilievo vero, cavalli forti e fantini bravi, e comunque le contrade stanno lavorando tantissimo, crescono sempre di più anche in termini di iniziative, quindi state per aprire l'estate pianese, perché insomma sì, l'estate a Piano è ricca di iniziative, sì, delle contrade. Allora, innanzitutto l'estate inizia con la collaborazione di tutte le contrade che si mettono a disposizione, intanto con un Mojito per la vita che per noi a Piancastagnaio è diventato un appuntamento. È un po' la vostra partita del cuore. È un po' la nostra partita del cuore. Da lì poi, dal primo weekend di luglio, inizia il programma, diciamo, delle feste di contrada. Ogni weekend, a partire dal giovedì, c'è una festa a giro ogni weekend di ogni contrada, a noi ci tocca il secondo weekend del mese, e poi per iniziare dal primo di agosto con la notte delle bandiere, quindi dal primo al 18 agosto tutta la sera c'è un programma fitto di appuntamenti. Allora, questo sarà compatibilmente agli impegni un impegno di corse cavalli e fantini, venire a raccontare la notte delle bandiere, perché è una notte particolare. Sì. Beh, la notte delle bandiere è una notte particolare perché in realtà inizia, si entra nel vivo del palio e poi è un momento in cui i priori delle contrade passano la bandiera al capitano, per cui diciamo che sarà la sua prima volta. È la mia prima volta e quindi è un momento importante perché poi il capitano diventa un ruolo veramente centrale. In verità dal 1 al 18 agosto in contrada sale in cattedra il capitano e diventa la figura primaria. Assolutamente. Bene, noi verremo a raccontare la sua prima volta. E io vi aspetto. Super amico di Radio Siena TV e di Corsa Cavalli e Fantini, il nostro Ciccio da Asti. Ciccio, come mai si viene da Asti, si viene a Ferrara per i cavalli? Beh sì, cavalli fantini, ormai si avvicina al palio anche noi, i mezzi sangue, qui si corre con i mezzi sangue, dunque quale palco migliore di Ferrara per vedere i cavalli fantini che verranno ad Asti? Però gli astigiani hanno anche la tradizione poi, magari o il giovedì o il venerdì, di fare una battuta sul Legnano. Sì, l'altra sera ero a Legnano, però anche lì ci sono dei fantini che possono interessare al palio di Asti, soprattutto i giovani.
perché abbiamo visto dei giovani nuovi molto forti, Guglielmi, il Bitti, Lomanto, ragazzi si sono messi in luce bene l'altra sera, e loro si vanno a vedere anche i Fantini. Ad Asti, come sapete, siamo in 21 e dunque i Fantini ci mancano e bisogna andarli a vedere in giro per l'Italia. È un bel momento per i Fantini astigiani, insomma la vittoria Asti di Federico Arri sembra aver aperto una strada. Sì, dopo tanti anni che siamo rimasti un po' in sordina, i ragazzi astigiani si stanno rimettendo in luce. So per certo che anche il nostro comune si sta mettendo in funzione per fare una pista uguale identica alla piazza, e dunque faremo anche noi di nuovo le corse come si deve. Anche Ferrara si aggiunge agli altri pali italiani che hanno scelto questo tipo di meccanismo, che come oramai sappiamo da 3 anni è in funzione. Non ha portato nessun tipo di incidente legato a inciampi sul canape, per cui credo che facendo i dovuti scongiuri possiamo stare abbastanza tranquilli. Allora Walter, poi tutti i numeri li ha già raccontati alla nostra Veronica in Aspettando il Palio, ma insomma ormai il cigno è usato praticamente ovunque, addirittura insomma in molti pali hanno provveduto ad avere il loro. Sì, praticamente la filosofia è quella di portare questo meccanismo in tutti i pali e poi addestrare gli addetti ad usarlo da sé. Questo è l'ultimo che praticamente viene assegnato, mentre gli altri già da Legnano, Fucecchio, Castiglione Fiorentino eccetera eccetera hanno gli addetti opportunamente istruiti e fanno da sé. Una piccola scuola hai messo su? Sì, una scuola di cigno, chiamiamola così. No, più che altro perché a me crea una certa ansia stare lì con i cavalli al canape, nonostante non sia il mio palio, è sempre un'emozione forte quella di vedere cavalli e fantini impegnati nella partenza, e vorrei che tutto si svolgesse sempre in una maniera più tranquilla e serena, senza incidenti. Il dottor Di Brindisi è il presidente dell'ente palio di Ferrara, prima contrada visitata nel tradizionale giro dei Rioni è San Luca, e peraltro ha una location spettacolare nell'ex ippodromo di Ferrara. Sì, direi che il luogo che ospita questa contrada è assolutamente magico. Magico perché rappresenta un luogo della città importante, sono state svolte tante attività con gli equidi in questa zona e adesso è dedicato appunto alla contrada di San Luca. Una contrada che rappresenta un punto importantissimo e fondamentale per la città, perché ha la responsabilità di aver vinto tanto e quindi come tale deve continuare in questa sua strada. Dottore, a me fa un po' malinconia vedere un ippodromo lasciato, non più percorso dai cavalli, però insomma è bello che ne faccia uso una contrada. Dietro di lei ci sono dei van particolari, che sono i van della Polizia di Stato, perché domani nella sfilata prima del palio, prima dei pali, dei 4 pali, ci sarà qualcosa di particolare. Sì, molto particolare. Domani è il 2 giugno, festa della Repubblica, e quest'anno verrà celebrato insieme alla nostra festa, la festa del Palio. Ossia al mattino sarà svolti nella città tutti i festeggiamenti relativi alla festa del 2 giugno, appunto, dove peraltro anche noi saremo presenti unitamente alle Forze Armate, ed è, potete immaginare, per noi un riconoscimento importantissimo del quale siamo veramente orgogliosi e, come dire, consci dell'obbligo che ci porta ad essere sempre, cercare sempre la perfezione laddove questo sia possibile. E domani, come diceva giustamente, ci sarà una bellissima sorpresa che è rappresentata dalla fanfara della Polizia a cavallo, 19 elementi con gli strumenti che accompagneranno la nostra festa dall'inizio alla fine. Un momento di grande magia. Momento di grande magia e di grande emozione, la stiamo tutti, credetemi, aspettando con grande enfasi nei preparativi e grande emozione appunto nell'attesa. Sindaco non più eleggibile di Ferrara,
Qual è il suo bilancio di questi 10 anni di Palio e Contrade? Avrei bisogno di un po' di tempo per fare un bilancio di 10 anni, sono stati anni complicati, vivaci, anche molto belli, carichi di soddisfazione. Per noi il Palio rappresenta davvero uno dei collanti della nostra società, perché consente di far lavorare assieme, stare assieme diverse generazioni, non sono solo legati al momento della competizione, ma sono momenti che durante tutto l'anno tengono assieme un'immagine della città, la rievocazione del passato, ma anche tantissima solidarietà, tantissima capacità di tenere insieme giovani, nonni, bambini e anche di animare tutte le realtà della nostra città, quindi una realtà viva e importante. Mi fa molto piacere ricordare che la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto il Palio come una delle rievocazioni che meritano un riconoscimento particolare con una legge regionale, e quindi quest'anno questo ci dà una grande mano ed è giusto riconoscerlo. Signor Sindaco, senta, un po' uno dei temi conduttori di questo programma è un piccolo motto: una città, un paese con un palio, è una città, un paese migliore. Beh, il motto del Palio è Este Viva, e quindi non potrei inventarne uno migliore. È un grido di affetto, un grido di gioia e un grido anche per le città italiane che, diciamo così, danno anche all'esterno l'immagine di una di uno paese che non è quello che sempre rappresentiamo al meglio. Vuole essere in qualche modo il mondo italiano, il mondo delle città, un mondo di piazze, quindi un mondo aperto dove la gente si incontra, dove si incontra con questa allegria, con questo spirito di vita, con questa vitalità. Quindi grazie alle competizioni del Palio, grazie a questi splendidi ragazzi e non solo ragazzi che tutto l'anno lavorano per questa manifestazione. Walter Pusceddu, siamo nella tua scuderia a Pian delle Fornaci, qualche giorno dopo la vittoria di Ferrara, finalmente è arrivata. Sì, era, se non sbaglio, il sesto palio, perché poi quando arrivai a Ferrara al primo anno, ho detto, tanto è bravo, vince, poi per una cosa o un'altra non vincevo mai, e poi questo è il sesto palio, ho avuto la possibilità di montare una buona cavalla, un bel posto al canapo. Allora, come è stata scelta Calliope? Perché insomma Calliope è stata una parte fondamentale, senza nulla togliere la sua bravura in certi contesti. Allora, è una cavalla che a me mi è sempre piaciuta, la conosco da Puledra e mi piaceva il prima del Palio di Asti, perché io alle prove di San Arduzzi, per me se non vince ce la fa fitta, infatti mi guardo come dire, ma invece mi piaceva. Poi vabbè, ha vinto il Palio di Asti e poi io ho detto, il capitano decideva tra lei e l'altro, come si chiama... ribelle, e per gli anni avevo fatto a Ferrara, per l'esperienza che avevo avuto, ho detto, per me lei è un po' più piccolina, però è un po' più adatta, io ho preferito montare lei, e poi da lì è una bella cavalla, è una bella cavalla anche quell'altra che ho montato alle prove, come si chiama, la Saura Bricona, madonna, ho fatto una partenza bella cavalla. Quindi questo palio di Ferrara, una mossa, tu eri intanto ingaggiato da San Luca, una contrada che cercava il palio da tantissimo, quanti anni? Era dal 91 che non vinceva. Però la mossa te l'hanno fatta sudare, è una vittoria sudata. Eravamo vincenti, diciamo, col posto al canapo fortunati, eravamo noi, San Giorgio, Santo Spirito, i primi tre cavalli, tutti cavalli sveltissimi. Poi un po' la mia bassa quel mondo, poi si muoveva, quella di San Giorgio uguale. Poi c'era la mia rivale che veniva in giù a cercarmi
E allora appoggiava quella e quell'altra, era un po' movimentata. Chi è che ti faceva paura più di tutti, a livello di accoppiata? Quella della cavalla di Murta, se mi piaceva parecchio, come si chiama, Preziosa. Perché comunque era a fianco a me, avevamo fatto già una prova che io ero basso e lui era alto, eravamo usciti da primo lui, secondo io, insomma, devo lottarmela fino alla curva, avevo girato avanti. Poi sono riuscito a uscire secondo, è andato in testa, se non sbaglio, quella di Giannetti, che è andata forte, bella cavalla. Lei è stata anche un po' fuori dalla bagarre della mossa, perché sì, visto era alta in alto, no. E non è facile andare avanti dall'alto, e lei invece è andata forte, è andata subito davanti. E poi c'è stata la seconda curva del primo giro, un'incertezza, magari la prima volta che correva, e io ce l'ho fatta pigliare la testa lì, e da lì l'ultimo giro ci avevo tutti addosso, ma hanno detto no. Eravate in un fazzoletto. Questo è anche un po' la qualità dei cavalli che ci sono, perché insomma c'era veramente forte, un bel parterre. Forte, forte quella della mia rivale, forte lei, forte San Giovanni, è venuto forte, Robot, un bel cavallo. Insomma, come ne sono visto tutti al culo, in fondo, ho detto no, non ti fermare ora. Invece lei, no, poverina, c'ha un cuore grande come una casa, dai. Si manda bene come cavallo? Quando vanno è più facile per tutti. Il canape però è un po' problematica. Ma no, non è, lei è una cavallina piccolina, molto signorina, no? E se c'è il suo spazio lei non vuole noie. Come vedete, si muoveva, giustamente diceva io mi levo, no? Ma perché poi se la metti in mezzo agli altri ci sta, bravo. Poi non volevo rimanere troppo schiacciato, perché sennò avevo paura che poi anche al primo posto rimanesse sacrificato. Allora cercavo di crearmi sempre un po' di il mio spazio giusto tra l'interno e un po' il cavallo a coppia. E niente, dai, bella perché comunque avevano bisogno loro, avevo bisogno io. Allora Walter, proprio parlando di provincia con te, allora dopo aver finalmente vinto il Palio di Ferrara, dei pali a pelo ti manca solo Castel del Piano. Sì, è un palio che è molto impegnativo, come arrivare a montarci, arrivare a montare un cavallo buono, un palio molto sentito da loro e anche comunque dai sienesi. Per ora ce l'ho fatta ogni tanto a montarci e mi piacerebbe anche tra a vincerlo una volta, se ci fosse l'occasione, più che volentieri. Allora, in provincia te, insomma, basta la condotta del Palio di Santo Spirito e di San Giacomo, che ha cercato di ostacolarti in tutti i modi. Anzi, Enrico Bruschelli ha fatto veramente un grande palio. Un bel palio, purtroppo è andata bene per me e male per lui, ma il palio è questo, non vuol dire niente. Lui ha fatto il massimo, si è impegnato, è andato forte il cavallo, in realtà non lo consideravo così, invece hanno lavorato bene. Oh. Succede. E però appunto, in provincia a Walter Pusceddu li fanno il palio addosso, quindi vuol dire che sei un big, mentre a Siena da sempre te sei stato quello più o meno che ha fatto il palio addosso agli altri. Come te la spieghi questa cosa? No, allora, io alla fine, anche se sono abbastanza giovane, 20 anni che sto a Siena, no? All'inizio ho montato anche qualche cavallo buono, non sono riuscito a vincere, poi quando purtroppo dopo 7-8 pali, 10 pali non riesci a vincere, è normale. Ti declassi? Ti declassa il palio in generale, no? Poi in questi anni mi è toccato fare qualche palio contro la rivale, l'ho fatto, qualche palio di squalifica e poi diciamo magari, come si dice, proprio il mondo del palio ti auto ti categorizza, brava, in quello scenario lì. Cosa devo fare? Non è che posso, potessi scegliere, sceglierei, non posso scegliere, cerco di accontentarmi di quello che trovo, però nella mia testa c'è sempre la voglia di provarci sempre una volta, se mi capitasse di provare a vincere un palio, poi io. Ma anche con la rivale non è un problema, cioè non è se c'è la rivale non tiri a vincere, non è vero, perché anche le contate con la rivale hanno vinto, no? Quindi non è... Perché qualcuno potrebbe dire, forse è proprio Piazza del Campo che è meno congeniale a uno che effettivamente dei talenti ce l'ha, perché uno che corre e vince da tutte le parti. Però io vi posso garantire che montare un tipo di cavallo e montarne un altro lì dentro non pinna. Non a Leopeda Clodia in Piazza del Campo non va montata. No, ma ho montato anche dei cavalli buoni, però magari avevo un'altra esperienza, un'altra testa. Ora me lo trovo abbastanza giovane con un bagaglio di esperienza. Me ne accorgo, poi a volte mi vanno bene, a volte mi vanno male, però ho la freddezza di valutare le cose, no?
Niente, lì dentro è un tracciato dove comunque avere un cavallo che ti permette certe cose ti fa fare anche più bella figura. Se è un cavallo magari un po' limitato, perché magari un cavallo del primo palio faceva, che fa, è normale che hai dei limiti, no? Insomma, tirarsi su in queste situazioni non è facile. Uno cerca di provarci, però. Che provincia ti aspetta? Perché a parte, non consideriamo Siena in questo momento, da qui in poi c'è cioè Castiglion Fiorentino a brevissimo, dove Cassero ancora una volta. Sì, non mi posso muovere. È un po' una seconda famiglia per te. Sì, ma ti capita, mi piacerebbe anche una volta cambiare, ma però loro non vogliono, va bene, ma lì. Ora voglio vedere quando poi divento grande di età se mi continuerà a tenere. E niente, molto al Cassero, poi cosa c'ho? Speriamo Siena di trovare un'occasione. Poi c'è Biente, un altro posto dove ormai hai un rapporto storico, con una contrada. Santa Colomba, sono bravi. Monto a Santa Colomba a Bintina, poi monto a Feltre nel quartiere Duomo, poi c'ho Piancastagnaio nel Borgo, poi monto a Asti in Santa Caterina. E poi c'è Castel del Piano, che non lo so, se ci fosse occasione volentieri. Un'agenda fittissima. Ma meno male che ce l'ho, perché sennò. Dai, però è anche 20 anni che sono qua, il rapporto ce li ho. Poi magari ci sta che un anno magari fai male un palio, non ti riesce un palio, per rimanere a piedi, però per me è il mio lavoro. Non è... Poi l'anno prossimo si riparte da Fucecchio, la squalifica, ce la siamo messa alle spalle. Sì, non vedo l'ora. Ti è mancato quel palio quest'anno? Ma ti dico la verità, sono contento e ringrazio tutte le contrade che correvano, perché mi hanno tutte considerato, anche quelle che non correvano, non squalificate, e l'ho vissuta come se montassi, ok? Quindi il rapporto tutto l'anno, mi hanno cercato, si è parlato, e poi la contrada del Samo, dove io c'ho un rapporto, comunque ho fatto un bel palio con Alessio, ha dato modo anche a lui di rientrare nel palio di Fucecchio. E quindi io l'ho vissuta in parte, mi sento come se avessi corso, poi non ho corso fisicamente, ma diciamo mentalmente ci sono stato, ecco, nel paese. Quella è una delle piazze dove sei comunque veramente un big. Ma allora io penso che a oggi Gavino, Giuseppe, Mereo e io siamo quelli che negli anni abbiamo vinto, cerchiamo i motocavalli buoni, poi a volte se c'è lui non ci sono io, magari mi dà avere la fortuna di montare un primo cavallo, magari mi trovo a montarne un quarto, però siamo lì ogni 3-4 anni, se capita l'occasione siamo pronti a prenderla. Rimane fuori Legnano, dove questa squalifica al momento è, non si sfanga. Il sindaco mi promise che mi voleva vedere subito dopo questo palio, ora. Poi ha preso altre strade. Penso, ma non sono fortunato io. Spero che tutto quello che non mi sia fortunato nel lavoro mi sia fortunato nella salute. Non ti senti fortunato, perché insomma sei uno che però insomma carriera lunga, cioè, quando uno rimane per tanti anni così non è solo bravura. Forse questo di Ferrari è il primo palio che vinco, e da secondo un cavolo mi si allarga davanti e infila al di dentro, se no gli altri o davanti o mi sembra... Sei sudati di... Tutti, forse il primo che ero secondo, quello davanti si è allargato e mi sono infilato al di dentro, se no... Io penso di averli vinti quasi tutti in testa. Allora, mentre si correva a Ferrara, si correva anche a Legnano. E niente, ho due cavalli, uno nella prima batteria, uno nella seconda. Palio dove i cavalli sono andati a posto. Che ti devo dire? Per me Legnano è una pista impegnativa, ci vuole monta, ci vuole scaltrezza. Era in finale il cavallo, diciamo, Genamoli, quello più buono che c'ho, era in finale, loro giustamente facevano un palio a vincere, poi la politica ha fatto che, insomma... C'è anche quella nel palio. Sì, però alla fine, dai. Io penso che il cavallo si è riconfermato un gran cavallo, il cavallo ha fatto 5 giri, non ha mai mollato, anzi mai ha recuperato, lo ripreparo, lo deciderò l'anno prossimo cosa fare a livello di scelte, però... L'ho portato, guarda, ieri al Prato a casa, ora fino a dicembre rimane a casa. Ora vediamo un po' che scelte deciderò di fare l'anno prossimo. Magari anche che scelte decideranno di fare loro come palio, se virare sui mezzo sangue o no. Ma io che so, io ho ancora 2 anni e rimangono puro sangue. Poi io ce li ho, se li mancano i cavalli glieli trovo, non è un problema. Tanto non posso montare, però i cavalli li posso dare. Non è... Allora, nel frattempo Walter Pusceddu quest'anno... se n'è inventata un'altra, ha rimesso cavalli a protocollo. Sì, no, ma era
Come si dice, era una cosa che volevo rifare. Volevo vedere se trovavo qualche proprietario, non trovavo, a quel punto ho fatto l'investimento, ho preso 2-4 anni, un 5 anni, 6 anni, perché comunque è giusto che nel mio lavoro ritagli anche la parte per Siena, per, insomma, per il circuito del Palio, quindi tanto male non mi fa, allenarmi devo continuare a allenare. Quindi. Perché poi diventa un problema quando uno non c'ha cavalli, anche fare Montesani, Mosani, cioè che magari è appunto. Io posso dire che se non avessi investito mai nei cavalli, da mo magari avrei anche smesso, perché non riuscivo più a mettermi sempre in competizione. Invece poi hai visto, ti tocca comunque, come uno che va al lavoro non c'ha i mezzi, no? Che il mezzo te lo devi comprare. Poi sono occasioni anche importanti, per non solo per montare, ma anche per le chiacchiere. Devi partecipare, devi essere presente, devi... Non puoi mancare, diciamo così, agli appuntamenti. Poi comunque mi piace, alla fine vorrei da ora in avanti, se avessi occasione, di avere anche qualche cavallo da paglio, anche qualche proprietario, perché no? Tanto è il mio lavoro, non è... E Siena, che l'abbiamo lasciata in fondo da questo Giro d'Italia? Siena c'è fra un mese, che ti devo dire, speriamo di avere un'occasione, poi se c'è da fare il mio paglio a vincere, fare il mio paglio a vincere, devo fare un paglio contro l'arrivale, non c'ho problemi. Faccio quello che mi chiedono, è il mio lavoro, sono pronto a tutto quello che mi chiedono, con tranquillità. Allora, le ultime battute proprio su Ferrara, torniamo al tema principale, la dedica intanto di questa vittoria, a chi, per chi è? Ma senti, a tutti questi ragazzi sono come tutti i giorni, perché comunque... Ci facciamo un mazzo tutti i giorni e mi sopportano, perché io sono un po' pignolo nel lavoro e alla fine mi sopportano. Sei preciso. È vero che io corro e l'ho vinto, però quando corro e vinco, o comunque quando corro, sono sempre insieme a me, quindi è giusto che ce la godiamo tutti insieme. Dai. L'anno prossimo si riparte da San Luca? Vediamo, io ti capita, se avessi trovato un'altra contrada cambierei anche. Perché no? Lì ormai abbiamo vinto, no, quindi... No, che c'è, però fare un'esperienza nuova, allora... Mi hanno detto, se vinci poi, se vuoi cambiare cambia, non è un problema. A me, trovassi una contata mi monterebbe, perché no? Quindi abbiamo lanciato un messaggio importante. Sì. Se mi vuole montare un'altra contrada, io sono a disposizione.